Buongiorno a tutti, buongiorno al professor Guerrini che oggi è il nostro ospite e che ringrazio ovviamente per la collaborazione e per la disponibilità. Siamo arrivati all'ultimo appuntamento della rivista, della nostra rubrica Aibe Liguria On Air, una rubrica che abbiamo, come dire, pensato per il periodo del lockdown, ma che ovviamente abbiamo protratto poi anche nei mesi di giugno e di luglio, e con il professor Guerrini di fatto concludiamo in bellezza, mi viene da dire, queste nostre proposte dedicate ai bibliotecari. E ringrazio ovviamente anche la Biblioteca Universitaria che ci ospita sui suoi social, nello specifico sul canale YouTube. E oggi ovviamente con il professor Guerrini parliamo di J-LIS. Abbiamo iniziato con bibliotece.it, abbiamo poi traguardato Aibe Studi e ovviamente ci sembrava necessario e essenziale parlare anche di J-LIS, che è una rivista che fra l'altro, lo commentavamo prima in offline con il professore, è ben arrivata al suo decimo anno di pubblicazione, quindi comincia ad essere davvero una rivista attempata, ma nel senso, come dire, giusto e corretto del termine, quindi una rivista che sicuramente da tanti anni fa scuola nel nostro ambito e fra l'altro che è pubblicata appunto dall'Università di Firenze, nello specifico dal Dipartimento Sagas, ma con la collaborazione di un editore assolutamente di eccezione, l'Università di Macerata e nello specifico EUM. Professor Guerrini, allora questa rivista è di fatto ha un carattere, mi passi il termine, un po' polimorfo, nel senso che parliamo di biblioteconomia, parliamo di documentazione, ma anche di archivistica. Sì, questo è uno dei fattori, credo, che caratterizza J-LIS, perché fin dall'inizio la rivista ha voluto caratterizzarsi per essere accademica e per riunire le discipline che vertevano nel medesimo alveo, quindi la biblioteconomia con tutte le diramazioni, la biografia, la biblioteconomia e l'archivistica. Questo percorso si è rafforzato nel 2015 quando l'esperienza di archivio e computer diretta dalla professoressa Mariella Guercio ha cessato le pubblicazioni e abbiamo trovato un accordo affinché la redazione di quella rivista, peraltro classificata in classe A, confluisse in J-LIS. E questo ha rafforzato, come dicevo, questa componente archivistica e vorrei dire anche di un'archivistica molto vicino al taglio biblioteconomico di J-LIS, cioè un'archivistica molto attenta alle innovazioni, spostata anche sul versante del digitale e quindi la collaborazione è stata piena e credo che qualche frutto si possa vedere nei fascicoli, dal 2015 in poi. Tra l'altro, giustamente come rilevava lei, parliamo di una rivista di classe A, quindi con una peer review, quindi con tutte le caratteristiche legate alle riviste di classe A, e come commentavamo in altri contesti, davvero il nostro ambito disciplinare in questo senso ha fatto dei passi in avanti da gigante, mi viene da dire, perché siamo in grado di offrire articoli di qualità elevata in maniera totalmente gratuita e quindi insomma con una possibilità da parte di studiosi, di ricercatori, ma anche di studenti, davvero di approfittare gratuitamente di questi approfondimenti. Questo sicuramente è un valore aggiunto notevole. Sì, direi che il panorama delle riviste di biblioteconomia attualmente è piuttosto ampio e piuttosto vivace, perché abbiamo Aibe Studi, che è un po' la portaerei, che tra l'altro si è rinnovata recentemente con un nuovo direttore, con Chiara Fagiolani. Abbiamo gli annali della scuola speciale che rappresentano una lunga tradizione di studi eruditi che ha avuto adesso una modifica con un taglio diverso da quando ne è direttore il professor Petrucciani. Biblioteche Oggi Trends, che diretta dal professor, fondata e diretta dal professor Solimine insieme a Massimo Belotti, si caratterizza come una rivista attenta anch'essa al versante
professionale come AIB Studi. Naturalmente Biblioteche.it, che è una rivista accademica, e JLIS.it, questo IT è stato ripreso anche da altri, che vuole tra le altre cose dare spazio anche alla componente giovanile dei ricercatori. Il problema di molti ricercatori è pubblicare, di molti giovani ricercatori, è pubblicare il primo saggio. Quindi JLIS è nata per questo, non a caso è legata al master biennale in archivistica, biblioteconomia e codicologia, e di recente si è legata anche al master dell'Università di Macerata, diretto dal professor Pigliapoco, per cui abbiamo due master di riferimento, e questo credo che sia un elemento importante, insieme all'altro di cercare di essere una rivista di carattere internazionale e di avere una collaborazione di esperti affermati americani, canadesi, europei, di diverse nazioni, quindi conciliare la ricerca di giovani ricercatori con la ricerca di professionisti affermati. Questo è senz'altro un valore aggiunto, perché davvero dà l'opportunità, intanto che si affaccia al mondo della ricerca, di trovare un riferimento autorevole, appunto come JLIS.it, come giustamente mi faceva notare, ma anche al contempo di trovare dei saggi assolutamente di spessore. Fra l'altro la rivista pubblica tre di fascicoli all'anno, ma anche questi fascicoli speciali, questi diciamo numeri speciali dedicati a delle tematiche, e direi che anche questo, come dire, è estremamente interessante, perché consente poi di trovare appunto in queste pubblicazioni dei focus specifici, ad esempio su un tema. Sì, abbiamo dato spazio a tematiche nuove come i linked data. Abbiamo pubblicato gli atti del convegno che si tenne all'Università di Firenze nel 2012, il primo convegno internazionale dedicato al tema, e con la partecipazione di tutti i migliori, ma certamente di molti esperti nel settore, europei, americani e naturalmente italiani. Abbiamo poi dato spazio ad una selezione di saggi presentati a un convegno molto interessante organizzato dalla Biblioteca Apostolica Vaticana, dall'AIV e da altre istituzioni a Roma nel 2014, Faster, Smarter e Richer, che viene citata con FSR 2014, saggi che ho riletto proprio in questi giorni, interessanti anche qui la componente internazionale e anche qui la componente di esperti e la componente di giovani, neolaureati. E poi abbiamo dedicato un numero speciale a RDA, Resource Description and Access, anche qui con un largo panorama internazionale, non solo, ma dando spazio anche a coloro che sono avversari di RDA o comunque non hanno un giudizio positivo su RDA, proprio perché fosse un confronto aperto, sincero. D'altra parte, una rivista accademica non deve essere una rivista partigiana, no? Dovrebbe essere, perlomeno nelle intenzioni della redazione di JLIS, una rivista che dà molto spazio al confronto delle idee. E poi abbiamo ospitato gli atti di un convegno promosso dalla professoressa Angela Nuovo insieme alla collega Giovanna Granata, dedicato proprio al commercio librario, che era una delle attività del suo percorso di ERC, un percorso molto prestigioso. Cerchiamo, ecco, di conciliare questa dimensione di fascicolo con
tipologia variegata di saggi, di archivistica, di biblioteconomia e fascicoli dedicati ad un tema specifico, interamente o parzialmente. Questo. Un'altra cosa che mi preme sottolineare di J.Lys è la direzione corale. Io sono direttore ovviamente, ma ci sono due direttori, uno specifico, Gianfranco Crupi, per la parte biblioteconomica e uno specifico per la parte archivistica, Mariella Guercio, ma poi c'è tutta la redazione che Andrea Capaccioni, Pierluigi Feliciati, Graziano Ruffini, Andrea Marchitelli e Alessandra Moi, che svolge un lavoro importantissimo, svolto in precedenza da Giovanna Pregimelica e ancora da Ilaria Fava qualche tempo fa, insomma una relazione piuttosto allargata che si confronta molto. Ecco. E questo secondo me è l'altro valore molto positivo, cioè non c'è una direzione monocratica che decide tutto, ma c'è proprio un confronto interno e questo credo favorisca anche la selezione dei saggi, no? Selezione che avviene solo per il merito, perlomeno per quello che noi riteniamo essere tale. Beh, questa è sicuramente una grande potenzialità, mi viene anche da dire che quanto ha illustrato finora, cioè la sinergia di intenti che si crea anche con le docenti di altri contesti universitari, è sicuramente positivo perché restituisce una coralità, come diceva lei, assolutamente necessaria. Non essere partigiani, ma dare la possibilità davvero, e non dico a tutti di esprimere, ma di presentare diverse posizioni, sicuramente è un valore aggiunto notevole che consente anche poi alla comunità dei bibliotecari di farsi un'idea più specifica su un determinato tema ascoltando le varie voci. Questo sicuramente è un punto di forza della rivista. Ecco, in prospettiva lei come vede J.Lys? Nel senso, siete passati ovviamente dalla carta all'online, questo è stato un passaggio, mi viene da dire, obbligato, ma insomma sappiamo che tante riviste ancora non l'hanno fatto. Le prima mi faceva vedere i fascicoli che avete anche stampato, ma in prospettiva come la vede? Che genere di crescita, miglioramenti vede nella rivista? Ma no, noi siamo nati sempre come rivista online. Online. Sì, noi siamo nati come rivista online e per i primi 5 anni abbiamo stampato alcune copie cartacee, una trentina circa, grazie all'edizione di Nicola Cavalli, che ringrazio sempre per il suo grande aiuto. Dopodiché abbiamo deciso di non stampare, ma la stampa è sempre stata un sottoprodotto della rivista, che nasce come una rivista digitale, accademica e peer review. Per il futuro, io sarei molto contento se J.Lys riaffermasse i valori iniziali, cioè quello di essere una rivista d'avanguardia, una rivista che riesce a percepire ciò che di nuovo e di importante c'è nel contesto internazionale e italiano. Questo non è sempre facile, perché occorre avere antenne molto sensibili, molto elevate, ma poi occorre anche che il panorama biblioteconomico e culturale in senso lato sia sveglio. Ci sono dei momenti di stanca, questi sono inevitabili, dei momenti in cui il mare, no, riprende il proprio corso. Tuttavia le novità spesso sono in luoghi di nicchia, no? Sono anche un po' fuori dai circuiti tradizionali e canonici. Ecco perché occorre avere molte relazioni, molti contatti e avere anche questa capacità
di percepire, ecco, di percepire certamente la partecipazione mia e di altri dei congressi internazionali come i congressi dell'IFLA aiuta moltissimo, perché in quel contesto, secondo me, è possibile percepire molto, non tutto, ma parecchio. La dimensione dell'IFLA è proprio una dimensione di presentazione delle grandi idee, no? Spesso di grandi istituzioni, spesso di individui. No? Ecco, e qui si tratta di vagliare ciò che è una proposta effimera e che può dar luogo anche a una moda fino a se stessa, che dura lo spazio di un giorno, e percepire ciò che è veramente una novità che avrà poi delle conseguenze sul mondo bibliotecario. Ok, io ringrazio molto il professor Guerrini che con questa pillola di 15 minuti ci ha dato davvero un excursus essenziale sulla rivista. Grazie ancora, e noi chiudiamo di fatto con questa intervista la nostra rubrica, e quindi di fatto questo diventa anche un saluto e una buona estate a tutti. Buona giornata. Buona giornata e buona estate a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Grazie.